Vincenzo Lida, presidente di Società Libera, che è l'associazione che storicamente organizza questa marcia. Vincenzo, ci hai in qualche modo anticipato delle sorprese per quanto riguarda l'assetto logistico e insomma l'organizzazione nei prossimi anni di questa marcia e di questo appuntamento fisso di Società Libera. Di che si tratta? No, si tratta che per una serie di ragioni, secondo me, Società Libera non deve più fare una marcia all'interno della città, del centro urbano di Roma, perché per una serie di ragioni. La prima perché si dà del fastidio, la seconda perché abbiamo degli ostacoli burocratici quasi insormontabili per avere elettrizzazioni varie e via dicendo, perché questo, come mi insegnano tanti, non è un paese facile per le autorizzazioni. E quindi ogni anno combattere per tutto il mese di settembre e metà mese di ottobre per occupare una piazza diventa del tutto ridicolo per chi è amante della libertà come noi. E la terza per dare più, come dire, spessore a questo incontro. E allora, come si diceva all'inizio e come diceva anche Marco Marchese nel suo intervento iniziale, vorremmo noi percorrere tratti di quelle che sono state le vie Francigene e, perché no, tratti della via di Santiago di Compostela e via dicendo, perché per dare spessore e dare internazionalità a questo evento, come dire, e non rinchiuderlo in una piazza e in un quartiere romano e via dicendo, e quindi dare continuità, fare un'operazione di staffetta lungo il percorso in qualche modo, invece del solito piccolo corteo al centro di Roma per poi una rotatoria finale come quella che stiamo facendo. Comunque sia, diciamo, sono delle vie che ricordano e che rimandano ad una sorta di spiritualismo, diciamo, che Società Libera lo convertirebbe in modo laico ad uno spiritualismo della libertà. Sicuramente abbiamo anche oggi ricordato da questo palco, l'ho scritto io in un articolo in questa settimana a proposito della marcia, dicendo che forse Società Libera soffre tra virgolette di un certo tipo di liberalismo etico e quindi, come dire, legato anche a quella che è la persona, i suoi interessi, la sua etica e quant'altro. Ritornare su queste strade che hanno significato sicuramente il passato, ma che significano anche il futuro dell'Europa e via dicendo, significa dargli anche un senso di spiritualità più compiuta, se vogliamo chiamarla di spiritualità, o in senso laico di un'etica più compiuta e via dicendo. Quindi camminare su queste strade con le bandiere dei popoli oppressi e delle minoranze oppresse, secondo me gli diamo più forza che fare un'operazione al centro di Roma. Bene, grazie a Vincenzo Lida che ci porterà per strade della spiritualità. Libri TV ovviamente sarà presente come media partner, come è stato in tutti questi anni. Grazie ancora e grazie a Riccardo Cristiano che ha fatto da cameraman.